Com'è andata la prima prova? Beh, spero sia andata bene. I temi erano abbastanza complicati, però comunque se ne riusciva a trovare uno fattibile. Tu quale hai scelto? Io ho scelto quello che parlava di violenza e non violenza, un confronto tra il Novecento e ora, sulle opinioni che si aveva nel clima europeo dopo la guerra e i comportamenti invece della non violenza di Gandhi e di Martin Luther King. È andata abbastanza bene, ho fatto ambito storico-letterario, quindi era praticamente il tema del dono. Penso sia andata bene di essermela cavata e... Era come te l'aspettavi? No, le tracce erano più difficili di quelle che avevamo visto in classe. Mi sono trovata un attimo spiazzata, però poi ho letto bene e alla fine sì, penso sia andata abbastanza bene. Abbastanza difficile. Era come te l'aspettavi? Che tema hai scelto? Quello storico, che praticamente parlava dell'Europa, cambiamenti dal 1914 al 2014, perché oggi è il centenario della Prima Guerra Mondiale, quest'anno. E tu invece che cosa hai scelto? Io ho fatto quello tecnico-scientifico e parlava dei robot, della tecnologia, come è impiegata, e l'utilizzo, se è pericolosa o meno e... un po' anche per i giovani. E per domani invece cosa pensate? Siete più agitati? Un po' sì, perché abbiamo economia, abbiamo avuto qualche problema quest'anno e speriamo, abbiamo esercizi li abbiamo fatti, pensiamo di essere quasi pronti, quindi speriamo bene. Il tema era comunque fattibile perché riguardava almeno quello che ho fatto io, l'importanza del dono nella società attuale, quindi che trascende un po' da tutte quelle leggi economiche che ci governano adesso. E per domani invece? Per domani mi stanno chiamando, no, è dura perché la nostra professoressa ci ha preparato anche molto bene e ci siamo impegnati durante l'anno, però comunque la seconda prova è vista sempre in maniera un po' timorosa, diciamo. Il saggio breve su violenza e non violenza, quindi ho parlato un po' di Martin Luther King, su Mandela e così, speriamo sulla guerra. Era come te l'aspettavi? Pensavo peggio, però no, è andata bene. Io ho fatto tipo il saggio breve socio-economico, dove parlava della terra, la sovrappopolazione e poi parlava dei problemi ambientali, quindi un tema secondo me che era fattibile. E per domani invece cosa ti aspetti? Per domani speriamo bene anche domani, se va come oggi tutto bene. Speriamo bene, era... normale, temi normali e sì, diciamo che punto di più sulla seconda prova perché mi sento un po' più forte, ma il tema è andato, quindi un passo è fatto. E per domani invece? Per domani un po' più tesa, molta più roba da studiare, però sono abbastanza preparata, speriamo in bene anche domani.